Il benvenuto a Edoardo Boncinelli, ringraziandolo di essere qui con noi, ringraziandolo anzi due volte perché è pesantemente influenzato, ma non ha voluto rinunciare a questo appuntamento, e lo ringrazio ancora di più di questo. Dirò due parole di presentazione. Edoardo Boncinelli nasce come fisico per poi dedicarsi alla genetica e alla biologia. Ha lavorato in varie sedi, nel CNR e poi in alcune università, ha lavorato a Napoli, ha lavorato a Milano, sia al Centro per la Farmacologia Cellulare e Molecolare del CNR, sia poi negli ultimi anni all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, insegnando biologia generale e genetica, e dirigendo il laboratorio di biologia molecolare dello sviluppo dell'Istituto Scientifico dell'Ospedale San Raffaele. Da qualche mese ha avuto una nomina molto prestigiosa a direttore della SISSA di Trieste, una delle poche scuole superiori a statuto speciale in Italia, una di questa piccola filiera di scuole superiori a cui appartiene anche la scuola normale, e quindi come tale è doppiamente un mio collega. I campi di studio di Edoardo Boncinelli attuali sono attinenti allo sviluppo embrionale, dalla primissima determinazione dell'asse corporeo alla strutturazione della corteccia cerebrale, e i suoi interessi si vanno sempre più spostando verso le neuroscienze e l'indagine delle funzioni mentali superiori nel settore della genetica. Fra i suoi libri ne ricordo solo alcuni: La trasmissione dei caratteri ereditari, Firenze 1974, Principi di ingegneria genetica 1982, La sviluppo 1994, I nostri geni 1998, che comincia la sua collaborazione con Einaudi, Il cervello, la mente e l'anima 1999, Mondadori, Il colloquio con Galimberti e ora, La dimensione umana e le sfide della scienza, pubblicato per Einaudi nel 2000, e infine Le forme della vita, ancora Einaudi 2000. Oltre a tutto questo, non posso però non ricordare che, oltre a una statura scientifica fuori di ogni discussione, Edoardo Boncinelli ha un merito particolare, che è quello di un merito particolare e aggiuntivo, che è quello di fare comunicazione scientifica di altissimo livello. Non di quella divulgazione facile, senza anima, della divulgazione della semplificazione che non è fatta per farsi capire, ma è fatta per farsi leggere. Ecco, lui invece ha avuto sempre una vera passione, un grande impegno per i problemi di come fa uno scienziato del suo livello a comunicare a un pubblico più generale che cosa accade nel campo della ricerca. I suoi interventi sulla stampa, a cominciare dal Corriere della Sera, la radio, la televisione, Sole 24 Ore e così via, sono indubbiamente, nel campo della divulgazione scientifica in Italia, forse i più letti in generale, certamente fra i più letti in generale, e a tutto questo si collega un'ultima cosa che vorrei ricordare, cioè il suo interesse per la comunicazione alle generazioni più giovani, in particolare agli studenti delle scuole. E per questa ragione che da anni Edoardo Boncinelli è uno degli ospiti più fissi e più apprezzati dagli studenti ai corsi di orientamento che la Scuola Normale organizza a Cortona e a Colle Valdelsa, e dall'anno scorso anche a Castro. Se aggiungo gli interventi di Edoardo Boncinelli sui problemi posti dalle biotecnologie, i problemi etici, politici, non solo scientifici, posti dalle biotecnologie nel nostro tempo, avrò dato un'idea sommaria, ma non infedele, del nostro oratore di questa sera, che ci parlerà di origini dell'individualità. Vi prego di dargli il benvenuto con me. Grazie mille, è un onore e un piacere per me essere qui. Ci tenevo moltissimo a questa conferenza, la normale, alla quale tra l'altro non sono riuscito a entrare quando volevo entrare a 18 anni, e quindi mi è rimasta, come dire, una cosa appesa nella vita. Purtroppo non sto benissimo, quindi tra l'altro parlerò seduto, cosa che non mi è usuale.
Scuserete se avrò qualche esitazione e qualche dimenticanza di qualche parola. Farò del mio meglio. Il tema è ambizioso. Il tema, che è poi il tema del libro che sto per consegnare, che uscirà dopo l'estate da Mondadori, è l'origine dell'individualità. Che cosa vuol dire? Un libro di titolo analogo uscì qualche anno fa, un libro di biologia, e mi piacque tantissimo. Mi piacque tanto, lo lessi, è un libro tecnico, un libro che sicuramente vale la pena, però diciamo era molto limitato a certi aspetti biologici. Però mi fece pensare appunto che l'individualità è un problema. Nel mondo degli esseri umani l'individualità è tutto. Noi viviamo per gli aspetti individuali. Noi amiamo una certa donna e solo quella. Inutile che ci vengano a dire guarda ce ne sono altre tante in giro perché è proprio quella, lo sappiamo noi perché è proprio quella. Lo stesso suppongo valga anche per le donne quando parlano del loro uomo, amiamo i nostri figli perché sono quelli e non sono altri. Quindi il nostro mondo è tessuto, è strutturato, è costruito di riconoscimenti individuali, di attaccamenti individuali e perché no, anche di odi e di risentimenti individuali. Il mondo degli uomini non sarebbe concepibile senza un riconoscimento e una valorizzazione estrema dell'individualità. Però bisogna anche ricordarci che siamo animali, per quanto molto particolari, che siamo entità materiali, che siamo costituiti di molecole, di atomi, e il tutto è costituito di particelle elementari. Le particelle elementari non hanno individualità, nemmeno potenziale. Gli elettroni non hanno individualità. Non c'è nessuna maniera sulla Terra per distinguere un elettrone da un altro o un quark da un altro. Gli atomi, un pochino di più ce l'hanno. Le molecole ce l'hanno potenziale certamente, ma chi distingue la molecola Guglielmo dalla molecola Tommaso, insomma, in un bicchiere d'acqua ci sono più molecole d'acqua che bicchiere d'acqua in tutti i mari del mondo. Questa è un'analogia che mi ha sempre colpito. C'è un numero tale di molecole di acqua in questo bicchiere che la nostra mente non può nemmeno immaginare. Quindi non avrebbe assolutamente alcun senso mandarsi di interrogarsi sull'individualità di queste molecole. Certo, ci sono molecole più lunghe, quelle che chiamiamo macromolecole, che non a caso sono l'essenza della vita, le quali non solo sono molecole grosse, come si pensa normalmente, ma sono molecole lunghe, lunghe perché sono una sequenza di unità elementari, ripetute anche se non monotone, e quindi sono un discorso, sono un testo. Le macromolecole sono sempre un testo. Quindi una macromolecola è particolarmente lontana da una particella elementare, ma certo, come dicevo prima, nessuno darebbe retta all'individualità della molecola. Se abbandoniamo il regno inorganico, perché non è certamente quello che ci sta più a cuore, e saliamo lungo la scala degli esseri viventi, sì, certo, anche un batterio ha una sua individualità, tant'è vero si può clonare. La parola clonare, molto prima che invadesse i giornali per parlare di organismi superiori, veniva usata per i batteri. Clonare un batterio vuol dire isolarlo da tutti i suoi fratelli e farne una discendenza, farne una colonia che è un clone. Quindi anche i batteri si possono individualizzare, ma certo nessuno sognerebbe mai di parlare dell'individualità di un batterio. Quando si viene agli animali superiori, quando si viene agli animali vicino a noi, e beh, insomma, allora il discorso è che un cane non è uguale a un altro cane. Per chi ama i cani, o i cavalli, o i gatti, men che meno con le scimmie. Le scimmie si riconoscono anche tra di loro. Quindi si vede che salendo la scala evolutiva, il discorso dell'individualità diventa, come dire, emergente. Sempre più definibile, anche se per definirlo occorre sempre un definiente, cioè occorre sempre un essere che abbia una certa capacità di registrare, di ricordare e di esprimersi.
E questo essere è l'essere umano che è arrivato ultimo in questa grande kermesse, ma che ci sta particolarmente a cuore perché ci troviamo ad essere esseri umani. Ecco, allora io ho pensato di seguire l'origine fisica, biologica, sociale e psicologica della individualità, la quale a un certo momento possiamo anche dire che nasce, anche se non c'è un momento di discontinuità acuta, però di fatto poi diventa sempre più prorompente. Nel nostro mondo, e oserei dire addirittura nel mondo contemporaneo, l'individualità è il valore, probabilmente è il valore. Il motivo per cui tutto sommato le scienze sono così poco ben viste dalla gente è perché la scienza può parlare per definizione di grandi numeri, di grandi cose, di generalizzazioni, mentre la gente è istintivamente portata all'individuo, vuole sapere io che cosa ho, io cosa devo fare per guarire, io che cosa devo fare per stare contento. Quindi in un certo senso il dissidio tra la scienza razionale generalizzante e il sentimento che per natura è individualizzante è connaturato con la natura umana. Che cosa dire allora? Vabbè, la parte fisica ve la risparmio, mi dovete credere. Una delle cose più sorprendenti delle particelle elementari è che non hanno individualità. Non è possibile distinguere una particella da un'altra. Non è possibile farci un segnino sopra. Non c'è un elettrone rosso, un elettrone nero. O si è elettroni o non si è elettroni. Qualcuno le ha chiamate entità nomologiche, nel senso che sono stipulate per legge. L'elettrone è un oggetto che ha questa, questa, questa e questa proprietà. E non c'è niente da fare. Non può essere diverso da essere elettrone. Come ormai tutti anche troppo bene sanno, non può avere nemmeno proprietà esterne troppo definite, perché il principio di indeterminazione, che non so per quale motivo tutti conoscono, Aliando, dice che se io conosco alcune cose di una particella, per forza mi devo accontentare di un'approssimazione in altri parametri della stessa particella. Quindi, come ha detto qualcuno, delle particelle elementari non si possono sapere troppe cose contemporaneamente. Quindi non hanno proprietà diverse. Non le posso in qualche maniera mettere in un angolo e dire tu sei qui in questo momento. Quindi non hanno nemmeno un'individualità potenziale. E se ci pensiamo bene, questa è anche la base del mondo. Perché se le particelle elementari non fossero così, noi non ci saremmo. Per quanto strano e sembra che sia la cosa, per quanto lontano dal nostro modo di concepire, se gli elettroni, se i quark, se tutte le particelle di cui siamo costituiti non avessero queste strane proprietà, noi non ci saremmo. In particolare non ci sarebbero i legami chimici, per cui plaf, improvvisamente tutto si spalancherebbe. Naturalmente questo vale meno per una particella più grossa, vale meno per un atomo, vale meno per una molecola, non vale per niente per un sasso. Un sasso è un sasso. Quindi potenzialmente è distinguibile, tanto è vero che io ci posso fare un segnettino e poi vado a distinguere quel sasso da tutti gli altri sassi. Resta però sempre un problema prima di lasciare il mondo inanimato. Le leggi più profonde, universali che conosciamo, cioè le leggi della fisica, non sono leggi prescrittive, sono leggi permissive. Dicono che cosa può succedere, dicono se tu tiri un sasso con certe caratteristiche partendo da un tal posto con una certa velocità, tu farai questa traiettoria. Ma non specificano che il sasso deve esistere, che deve avere la tale posizione, che deve avere la tale velocità. Queste sono cose che vanno aggiunte e che normalmente si chiamano condizioni iniziali. La mancanza fondamentale rispetto al nostro sentire delle leggi universali sono proprio che non sono in grado di prescrivere l'individuale. Per cui la domanda già posta chiaramente nel Medioevo è quella del qui ora. Perché io sono qui invece che in un altro posto? Perché io sono ora invece che in un'altra epoca? Chiaro che io non sono un sasso,
però in un certo senso se lo potrebbe chiedere anche il Sasso. Non c'è legge fisica che prescriva che in quel punto ci deve essere un sasso con una certa velocità. Se c'è, non può esimersi da seguire certe leggi. Se non c'è, nisba. Per usare i termini di un profondo pensatore come Jacques Monod, gli eventi hanno il diritto di esistere, ma non il dovere di esistere. Che è una cosa che mi sembra particolarmente interessante e tutto sommato poco rammentata e poco dibattuta, perché di solito i filosofi della scienza sono tutti impegnati a dimostrare che la scienza sbaglia, invece di riflettere su che cosa si potrebbe fare per superare il divario tra questa scienza indubbiamente potente e soddisfacente intellettualmente e l'essere umano, che invece ha altre aspirazioni, ha altri desideri. Potrei continuare col mondo organico, ma sarebbe poco divertente, anche perché su certi pianeti e su certe stelle è un tale magma, un tale marasma, che sarebbe difficilissimo distinguere gli oggetti, anche se però gli oggetti concreti di una certa dimensione hanno un'individualità, almeno potenziale, e si possono infatti segnare, si possono dipingere e si possono seguire. Poi sono cominciati gli esseri viventi, almeno su questo pianeta. Noi non sappiamo se esistono altri esseri viventi in altre parti dell'universo. Qualcuno dice certamente ci devono essere, qualcuno dice no, assolutamente non è possibile che ci siano. Staremo a vedere, l'unica cosa è aspettare e vedere se mai li vedremo. Parlando degli esseri viventi di questa Terra, perché questi noi conosciamo, vediamo che sono usciti con certe caratteristiche. Già è difficile, difficilissimo, definire un essere vivente, un essere inanimato da un essere animato. Però alcuni criteri si possono definire, che però non è questa la sede, che porterebbe troppo tempo. Però certamente una cosa si può dire: mentre un sasso è il suo aspetto, coincide col suo aspetto, negli esseri viventi c'è un aspetto esterno che si chiama fenotipo e c'è un aspetto interno che si chiama genotipo, se volete genoma. Un sasso è un sasso e basta. Una farfalla è una farfalla e il suo genoma. Infatti un sasso non darà mai due sassi simili a se stesso. Una farfalla al momento opportuno darà 2, 3, 4, 5 farfalle. Perché? Perché oltre a essere quello che è in faccia al mondo, davanti ai nostri occhi, porta con sé anche il segreto per essere e per riprodursi. Quindi gli esseri viventi, almeno quelli che conosciamo, hanno una doppia natura. La natura esterna apparente, che hanno in comune con tutti gli esseri anche inanimati, e il progetto di se stessi, che gli esseri inanimati non hanno. Ripeto, gli organismi unicellulari hanno un'individualità, perché si possono clonare, però vivono troppo poco. Un batterio vive qualche minuto, dopo si divide in due o finisce male, fa poca strada. Quindi come possiamo, con tutta la buona volontà, assegnare un'individualità ad un oggetto che persiste relativamente simile a se stesse solo per qualche minuto? Il grande salto è stato quando si è passati, non sappiamo bene perché, agli organismi pluricellulari. Non c'era nessuna necessità di passare agli organismi pluricellulari, infatti la gran massa della Terra è ancora fatta di batteri, è ancora fatta di organismi unicellulari. Però qualcosa sarà successo, per cui di fatto ci troviamo ad avere sulla Terra quelli fatti da una cellula e quelli fatti da tante cellule come noi. Quelli fatti da tante cellule sono più grossi e vivono di più. C'è una correlazione fra dimensioni e permanenza nel tempo che non è chiarissima, ma è un dato di fatto particolarmente interessante. Certo, si paga un prezzo. Per tenere coordinata una cellula ci vuole un certo sforzo. Per tenere coordinate migliaia o milioni o miliardi di cellule ci vuole uno sforzo maggiore. Noi siamo fatti mediamente da 10.000 miliardi di cellule, quindi il prezzo per tenere coordinato, o se preferite coerente,
le varie parti del nostro corpo, del corpo di un elefante, è un prezzo alto. Chi lo paga questo prezzo? Lo paga la relativa fissità del genoma e il fatto che noi mangiamo e respiriamo. Cioè noi ci nutriamo di informazione, qualcuno ha chiamato gli esseri viventi informivori, perché noi dobbiamo mangiare, e non qualsiasi cosa, dobbiamo mangiare certe cose ed espellere certe altre e irradiare calore. Quindi, grazie al genoma da una parte, chissà chi l'ha inventato, grazie al fatto che noi ci nutriamo di informazione in continuazione, manteniamo una certa costanza del nostro aspetto esterno, il quale però, per quanto duri, poi a un certo momento deperisce. Se c'è qualcosa di immortale o di semipermanente negli esseri viventi, non è certamente il corpo, ma è il genoma, il quale va avanti, non identico, ma piuttosto simile, o diciamo riconoscibilmente simile, per molto tempo. Quindi c'è un minimo di permanenza che può autorizzare una individuazione e quindi un'individualità. È successo qualche altra cosa poi, è successo per esempio che nella maggior parte degli organismi superiori, ma non nelle alghe, non in quelli inferiori, c'è stata una divisione del lavoro. Sapete che nel nostro corpo c'è un'enorme divisione dei compiti, ma ce n'è una di cui si parla abbastanza poco, che è quello fra le cellule del corpo, le cellule somatiche, e quelle destinate a produrre gameti, cioè quelle destinate a portare avanti la specie. Uno si chiama soma, uno si chiama germen. La segregazione tra queste due linee germinali negli animali superiori è molto precoce, avviene prestissimo durante lo sviluppo. Questo è interessante perché chiaramente per ottenere qualcosa bisogna sempre sacrificare qualcosa. Per ottenere la sopravvivenza di un genoma relativamente simile a se stesso abbiamo dovuto pagare il prezzo della segregazione delle due linee cellulari. Poi gli animali particolarmente complicati come i vertebrati hanno uno sviluppo embrionale che comporta modificazioni morfologiche e nei casi superiori comporta anche un'iniziazione, comporta una istruzione, comporta un'educazione sentimentale e quindi comunque entra in ballo un periodo dello sviluppo. Il periodo dello sviluppo è cresce insieme alla lunghezza della vita, non in maniera precisa, non in maniera perfetta, però è un'osservazione sperimentale che il periodo in cui un essere matura è più lungo negli esseri viventi che hanno una vita più lunga. Qui comincia a serpeggiare anche l'individualità dei singoli membri di una specie. Mentre l'individualità di una specie era consegnata al suo genoma, ma non distingueva il paguro Guglielmo dal paguro Tommaso, se la lunghezza della vita e se il periodo di sviluppo comincia a allungarsi, allora cominciano ad articolarsi le differenze tra un membro e un altro, anche della stessa specie. Il massimo si ottiene con l'essere umano, il quale, come tutti sanno, nasce particolarmente inadatto a cavarsela da solo. È l'animale che nasce più inadatto a cavarsela da solo. Ha bisogno di mesi e di anni prima di potersela, almeno in linea di principio, cavare e ha bisogno di molti anni per sviluppare il suo cervello. Una delle caratteristiche più peculiari della nostra specie e che noi nasciamo con il cervello malamente sottosviluppato. La maggior parte dello sviluppo il nostro cervello lo fa dopo la nascita, il che ci dà un grosso svantaggio, chiaramente nei primi mesi e anni di vita, ma ci dà anche un grosso vantaggio. Noi siamo un computer che esce dalla fabbrica non finito, non completato. L'hardware del nostro computer, della nostra mente, si completa in anni di vita, quindi parte del software che facciamo girare nel nostro cervello,
nei primi anni della vita, viene scolpito, viene martellato, viene inbuilt nell'hardware del nostro cervello. Infatti non ci sono due cervelli uguali, non potrebbero esserci due cervelli uguali, perché a parte le differenze genetiche c'è proprio le esperienze di vita che si sono scolpite. Per quanto poco, una parte del cervello di un italiano è leggermente diversa dalla parte del cervello di uno che all'età giusta ha studiato, ha imparato il giapponese o ha imparato il tedesco. Piccolissime differenze localizzate, però sono differenze che, se avessimo uno strumento potentissimo per andare a guardare, si osserverebbero. In un certo senso è inevitabile, perché nella nostra corteccia ci sono circa 1 milione di miliardi di connessioni, non ho sparato a caso, 1 milione di miliardi nasce dal prodotto di 100 miliardi che sono le cellule, 10.000 sono le connessioni per cellula e fa 10 alla 15, cioè 1 milione di miliardi. È chiaro che non esiste barba di genoma che le possa specificare tutte. Ne può specificare molte, può distinguere il cervello di un uomo da quello di una scimmia, da quello di un cane, si spera perlomeno, ma tutte le connessioni le può specificare solo gli avvenimenti della vita, soprattutto i primi, ma in realtà abbiamo tutta la vita, perché noi siamo in grado di imparare tutta la vita, a patto che si chiami esperienza tutto: dove siamo nati, come siamo nati, cosa abbiamo mangiato, cosa non abbiamo mangiato, le malattie che abbiamo avuto, le malattie che non abbiamo avuto, gli incontri che abbiamo fatto, le soddisfazioni che abbiamo avuto, le frustrazioni e, che poi per chi l'ha avuto, anche il grado di istruzione. Probabilmente non bastano queste due fonti di diversità. Non basta il genoma, non basta l'esperienza, c'è anche una grossa componente casuale. Il risultato è che non esistono due cortecce cerebrali uguali, e quindi non esistono nemmeno potenzialmente due modi di funzionare del cervello uguali. Guardate bene, questo vale anche per i reni, questo vale anche per il pancreas, però a noi ce ne frega molto meno, no? Che non ci siano due reni uguali o due pancreas uguali non ci interessa particolarmente. Che non ci siano due cervelli uguali, due cortecce cerebrali uguali, ci sembra interessante, anzi addirittura direi che ne siamo fieri, sempre per questo ansia di individualità, è poi il motivo per cui la gente si sente preoccupata al solo sentir pronunciare la parola clonazione. Quindi l'uomo comincia a avere una serie di caratteristiche biologiche che lo spingono naturalmente verso l'individualità. Però poi a un certo momento non è solo un animale l'essere umano, ha sviluppato un'evoluzione culturale che gli è stata permessa dalla sua biologia, ma non gli è stata dettata dalla sua biologia. Quindi la biologia l'ha portato per mano fino a un certo punto, l'ha messo in condizione, per esempio, di imparare una lingua, ma non gli dice quale lingua deve imparare. Se io fossi cresciuto in un altro paese, parlerei un'altra lingua. Se avessi fatto un altro tipo di studi, un altro tipo di incontro, sarei diverso. Quindi l'evoluzione culturale procede con le sue gambe, salvo però che non perda di vista il fatto che può fare tante cose fin tanto che la biologia glielo permette. Perché io posso essere orgogliosissimo delle mie conoscenze e della mia capacità di ragionare, però se uno mi dà una martellata in testa, il mio bellissimo cervello fa poca strada. Quindi non è che noi ci dobbiamo subordinare alla biologia, però dobbiamo stare attenti a non partirsene di testa, a non delirare, perché prima comunque ci sono dei valori fisici, chimici e biologici dei quali comunque dobbiamo, ai quali comunque dobbiamo attenerci. La libertà è proprio la capacità di fare quello che ci pare, e mi pare che l'uomo l'abbia dimostrato, senza violare e senza inciampare nei vincoli che sono posti in maniera assoluta. A un certo momento è arrivato il linguaggio. Noi non sappiamo se il linguaggio è arrivato prima della coscienza o dopo, non è dato saperlo. È successo fra 2 milioni di anni fa e 200.000 anni fa.
quando e come non lo sappiamo. Io sono uno che propende per pensare che sia stato un fenomeno quasi contemporaneo, però comunque se non è stato contemporaneo ci sarà poca differenza. Il linguaggio presuppone la frammentazione della realtà circostante in una serie di concetti, quindi la categorizzazione. Noi lo facciamo talmente naturalmente che quasi non ce ne accorgiamo, però non sarebbe pensabile l'essere umano, non sarebbe pensabile il linguaggio se il nostro cervello, durante i primi anni della vita e poi tutta la vita, non fosse riuscito a isolare elementi di realtà e incasellarli, non tutti, ma una parte, in una serie di categorie a cui poi ha dato dei nomi, ha dato le parole, con tutto il risultato che, con tutto il rischio che può competere il fatto di dare i nomi a certi oggetti, perché poi i nomi da un certo punto cominciano a vivere di vita propria, per cui noi nella nostra testa abbiamo un numero enorme di nomi a cui non corrisponde nessun oggetto, ma siccome alla stragrande maggioranza dei nomi è corrisposto un oggetto, siamo portati a pensare che un nome corrisponda a una realtà, il famoso processo di reificazione di cui parlava Hegel e poi tanti altri. Però di fatto i concetti elementari, quelli di base, quelli che ci permettono di vivere, sono corrispondenti a oggetti. E già, ma gli oggetti cosa sono? Anche gli oggetti sono realtà ritagliate dal complesso del mondo circostante. Io in questo momento sono bombardato da un certo numero di fotoni, cioè di luce, da un certo numero di rumori, anche dalla sensazione che sto seduto su una sedia. Tutto questo mi arriva contemporaneamente in ogni istante. Il fatto che io possa dire che davanti a me c'è una persona vestita di rosso è un fatto che è sostenuto dalla mia capacità di frammentazione della realtà. Certo, anche gli animali lo sanno fare, certamente anche gli animali lo sanno fare, anche se non ce lo racconteranno mai, però il loro comportamento ci fa capire che hanno la capacità di riconoscere certi oggetti, di riconoscere certe realtà, ma sempre a modo loro. Guardate bene, ogni animale, ogni specie riconosce gli oggetti secondo il proprio principio. Io ho un cane, ho tentato varie volte di fargli vedere una mia foto di una certa dimensione, non ha percepito mai che si trattava la foto del padrone. Tutto quello che fa l'annusa. Ma perché? Perché il suo mondo, il suo canale, il suo modo di rapportarsi alla realtà è prevalentemente di tipo olfattivo. E non vado fino agli esempi estremi della zecca, la famosa zecca di cui parlava von Huskuhl, della quale sta attaccata una foglia, aspetta al varco un animale a sangue caldo, ecco, lei è sorda e cieca, lei è solo sensibile all'acido butirrico che emana dalla pelle del disperato mammifero che sta passando. Quando sente acido butirrico si butta e poi vabbè, succhia sangue e fa le uova. Ecco, per lei il mondo è una domanda sola, almeno in una certa fase della sua vita. Ci sono molecole di acido butirrico in giro oppure no? Questo è un esempio estremo, chiaramente, però è un esempio che fa capire molto più di tante altre cose che il mondo sarà anche dato, io non voglio mica dire che il mondo non ci sia, però ciascuna specie lo vede, ne vede alcuni particolari. Quali particolari vede? Quelli che gli servono. Il ranocchio, per esempio, ha dei gruppi di neuroni nella retina che si eccitano solo se passa un moscone. Chiaramente a noi i mosconi interessano molto meno che al ranocchio. Quindi noi abbiamo una più ampia gamma di percezioni, ma non l'abbiamo infinita. Tant'è vero che noi vediamo questa luce, ma non vediamo l'ultravioletto, non sentiamo gli ultrasuoni e così via. Quindi c'è un certo tipo di programmazione su quello al quale noi possiamo essere interessati.
È interessante porsi questo problema, al di là degli effetti più o meno spettacolari, di mettersi nei panni di un pipistrello o nei panni di una zecca, perché anche noi, anche se in maniera molto minore, anche noi abbiamo delle limitazioni, abbiamo delle pre-programmazioni, abbiamo delle finestre e non ne abbiamo certe altre. Non deve essere considerato diminutivo, non deve essere considerato una diminutio capitis, vedere quali sono i vincoli di partenza da cui siamo partiti. Semmai è un elemento d'orgoglio che, essendo partiti più o meno come un animale evoluto, ma sempre come un animale, con un certo quadro al contorno, poi tutto sommato abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, nel bene e nel male, cose utili e anche cose inutili. Forse il maggior vanto che la nostra specie potrebbe menare è proprio quella di fare un sacco di cose inutili. Nessun animale, o praticamente nessun animale, fa cose inutili, perché nel genoma c'è scritto solo quello che è utile. Noi ci permettiamo anche di fare cose che non ci danno un interesse, a volte fanno addirittura il nostro danno, ma insomma, diciamo, in generale non soltanto quello che è il nostro interesse. A un certo momento, nelle specie superiori e poi nell'uomo, c'è anche il riconoscimento di un individuo rispetto a un altro, al di là della specie. Questo si ritiene normalmente che nasca con le specie in cui la prole nasce veramente incapace, o come si dice, inetta. Ecco che allora, se il nuovo nato ha bisogno di un certo periodo di nutrimento, di protezione, e perché no, anche di sostegno psicologico, lui impara a riconoscere la propria madre o in subordine il proprio padre, ma anche la madre impara a riconoscere i propri figli. Può essere più o meno tollerante rispetto ai figli degli altri. Ci sono certe specie che, se si presenta il figlio di un altro, lo fanno addirittura fuori. Ce sono altre che tutto sommato se lo tengono un po' lì, ma probabilmente il riconoscimento di un individuo da un altro all'interno della stessa specie, quindi dello stesso gruppo, nasce in connessione con la necessità di accudire la prole. Ed è tanto più spiccato quanto più è lungo il periodo di accudimento. Da questo nasce anche l'amore. Io mi sono interrogato, anche se magari non era più l'età, sulla natura, sull'origine biologica dell'amore romantico. Sto parlando dell'amore romantico, il quale tra l'altro in Italia si pronuncia pochissime volte. Nei suoi libri inglesi c'è scritto romantic love. Noi normalmente parliamo di love, cioè parliamo di amore, e facciamo di ogni erba un fascio. Io sto parlando dell'amore romantico, dell'amore per una donna da parte di un uomo, per un uomo da parte di una donna. Certamente l'esistenza dell'amore romantico, che è una caratteristica degli esseri umani, è figlia del prolungato periodo di accudimento della prole che ci è proprio. Anzi, era venuto di moda qualche tempo fa un concetto secondo il quale la specie umana era neotenica o addirittura fetalizzata. Cosa vuol dire in parole povere? Vuol dire che noi mostriamo alcune caratteristiche dopo nati che sarebbero più tipiche di un embrione di una specie a noi simile, come se noi fossimo nati avanti tempo. La forma del cranio, la forma della mandibola rispetto alle scimmie, l'incompletezza del sistema digerente, insomma se ne può dire quanto si ne vuole. Certamente la più grave incompletezza è il fatto che il cervello non è finito. La maggior parte delle connessioni nel nostro cervello non sono ancora rivestite di quella guaina mielinica che gli permetterà poi di funzionare al meglio. Quindi non è che siamo immaturi perché non abbiamo certe conoscenze, siamo fisicamente immaturi. Quindi il nostro periodo di aver bisogno della mamma e della mamma di riconoscere il figlio è particolarmente lungo.
e permea moltissimi dei nostri modi di essere anche successivi. Tant'è vero che poi nascono tutte quelle fedeltà, tutte quelle appartenenze, tutte quelle spinte socializzanti che caratterizzano la specie umana e che vanno avanti, guardate bene, parallelamente poi a un livello grandissimo di conflitti, di litigi, di guerre, di contrasti. Sono due realtà parallele che però il tutto va avanti essenzialmente perché noi siamo spinti di necessità a riconoscere gli altri e ad attaccarci almeno in certe circostanze. Potrà non piacere, ma anche l'odio discende dal riconoscimento, anche l'odio presuppone il riconoscimento. Purtroppo anche nell'evoluzione delle specie l'odio mortale, l'odio che si estrinseca in gravi litigi, nasce in quelle specie in cui c'è la capacità di riconoscersi, d'altra parte sennò uno se la piglia con tutti, evidentemente. E non trascuriamo il valore individualizzante dell'odio, perché molte persone crescono, soprattutto adolescenti, senza aver ben chiaro cosa sono, ma avendo chiarissimo cosa non sono. Per dirlo con la voce del poeta, cosa non siamo, cosa non vogliamo. Tutti gli snobismi, tutte le appartenenze alle più varie associazioni, alle più varie ideologie, sono una necessità psicologica di definire la propria identità sociale, in questo caso, che a volte è più aiutata dal vedere io non sono così, ma così come io non sono come quelli, e naturalmente sorretta però dalla capacità di attaccarsi, la capacità di essere fedeli, la capacità di riconoscere valori positivi nel rapporto con certe persone. L'evento supremo, chiaramente in questa linea, è la comparsa della coscienza, che è uno dei problemi più difficili che si possa immaginare per essere affrontati dal punto di vista scientifico, che però è una cosa che non possiamo non considerare. Infatti negli ultimi anni sono stati scritti un numero enorme di libri sulla coscienza, in genere da filosofi, qualche volta da psicologi, raramente da biologi o neurobiologi. E lì ci sono varie posizioni, c'è chi dice che anche la coscienza, che è una delle tante funzioni superiori della psiche, potrà essere compresa e raccontata. Ci sono altri che dicono no, non ce la farete mai, c'è un elemento di incomunicabilità nella coscienza personale che ne fa un fatto squisitamente privato. Secondo me bisogna distinguere che cosa si intende per coscienza. Io distinguerei almeno tre aspetti. Un certo grado di consapevolezza non si può negare nemmeno a un cane, nemmeno a un gatto e in un certo senso anche nemmeno a un lombrico. Il baco da seta prova, quando trova la foglia giusta va al banchetto. Quindi un certo grado di consapevolezza necessaria per pianificare l'azione è presente anche negli animali ed è presente anche nei bambini che non parlano e può essere studiato in una maniera sola, comportamentisticamente. Io posso solo cercare di cosa passa per la mente nell'ombrico vedendo come si comporta, approfittando del fatto che noi siamo dotati tutti quanti di quella che si chiama in termine tecnico la teoria della mente, cioè una facoltà interiore che ci permette di provarci almeno a identificarci nella mente di un altro, che ci permette di socializzare, ma ci permette anche di capire se uno ha intenzioni serie, se uno ha intenzioni cattive, se uno ha intenzioni amichevoli. Quindi la consapevolezza direi che è abbastanza diffusa, dove c'è un sistema nervoso centrale abbastanza sviluppato. Certo non ci si può parlare, con ranocchio non ci si può parlare. C'è un grado superiore, che è tipico degli esseri umani, che io ho chiamato coscienza condivisa esplicitabile. Perché? Perché non voglio dire se è più ampia, più forte, più nitida o no della consapevolezza di un animale, ma certo c'è un metodo in più, che è la conversazione, che è il colloquio, e che fare delle domande e avere delle risposte. Un animale o un bambino che non parla non può
permettermi questo strumento di indagine. Esiste poi, non si può negare, una terza componente della coscienza, la componente fenomenologica, la quale veramente dà le coloriture affettive delle mie percezioni interne. Guardare questo bicchiere, oggi o ieri, da parte mia è diverso probabilmente da quello che proverebbe una qualsiasi persona a guardarlo, questo orologio, o il microfono, o addirittura un mazzolino di fiori. Questo veramente è privato, questo veramente è mio se io sto parlando e di un altro se sta parlando un altro, e questo obiettivamente è piuttosto difficile pensare di poterlo penetrare, anche se uno ci mettesse tutta la buona volontà. Pure che uno parlasse 24 ore su 24 non riuscirà mai a comunicarmi tutti i risvolti della sua coscienza fenomenologica. Io sto da 26 anni con la stessa donna, ma non proverei minimamente a pensare che cosa le passa per la testa, o mio figlio, o tanta gente che conosco. Quindi di queste tre coscienze, attenzione a mescolarle, perché se della terza ho paura che sarà ben dura, se mai sarà possibile darne un'analisi, delle prime due, secondo me, si può e si deve studiare qualcosa. E qui però entra in ballo il discorso delle emozioni. Fino adesso non le ho mai nominate, se avete notato, le emozioni. Nella maggior parte dei testi di scienze cognitive o di psicologia se ne parla poco o se ne parla en passant. È perché secondo me c'è una grossa confusione sulla parola emozione. Spesso noi le pigliamo come dati primari, senza rifletterci e senza definirli. Io la penso profondamente come la pensava James, come la pensa Ledoux, come la pensa Damasio. L'emozione nasce corporea, l'emozione nasce dal corpo, l'emozione nasce da un'alterazione dello stato del corpo, perché in presenza di una cosa molto aborrita o molto ambita noi ci prepariamo a qualcosa e il corpo ci fornisce degli strumenti che circolano nel sangue per metterci in allerta. Spessissimo non ce ne accorgiamo. Quando ce ne accorgiamo la chiamiamo emozione. Quindi che cos'è l'emozione? La percezione cosciente, raccontabile, entro certi limiti, e descrivibile, di un'alterazione corporea. A differenza degli animali, però, noi ci possiamo alterare non solo perché vediamo, sentiamo qualcosa, ma anche perché ce l'immaginiamo. Questa è la vera differenza fra noi e gli animali. Noi ci possiamo emozionare anche su una cosa immaginata. Quante volte uno per la strada improvvisamente dice: oh cavolo, mi ero dimenticato questa cosa, mi sento terribilmente in colpa, oppure la differenza dal punto di vista delle emozioni non è la natura delle emozioni fra noi e gli animali, è che le emozioni a noi ci possono arrivare anche dal di dentro, ma una volta che sono arrivate sono veicolate dal nostro sistema nervoso e dal sistema endocrino e poi fatte proprie, quando sono fatte proprie, dalla coscienza, che non sempre ci azzecca. Spesso uno dice: c'ho una sensazione strana, non so bene che sensazione. Voglio concludere, perché è l'ora di concludere, con un discorso metaforico sulla coscienza che ho già iniziato in passato ma che adesso ho portato avanti. È una metafora, non è niente di più. La maggior parte dei processi che accadono nel nostro corpo e nel nostro sistema nervoso centrale sono processi che avvengono parallelamente, più di uno contemporaneamente. Io vedo, sento, e anche con una sola retina vedo tante cose diverse di tanti tipi diversi. Quindi in sede centrale mi arriveranno centinaia e migliaia di dati o di input diversi. Noi viviamo in maniera parallela, come tutti gli animali. Ma nel momento in cui dico questo è un orologio nero, ecco, questa è una cosa sequenziale, una cosa seriale. Questo è un orologio nero, peggio ancora se lo scrivo, in cui nel caso c'è solo una successione. I computer una volta funzionavano solo in maniera seriale, un passo dopo l'altro. Oggi tutti sanno che i computer super veloci hanno capito che se vanno in parallelo risparmiano tempo. Però nel momento in cui io voglio dire una cosa e prima la devo pensare,
cioè nel momento in cui uno stato di cose o uno stato interno arriva alla coscienza, è costretto da un gigantesco imbuto a cui io mentalmente comparo la coscienza, ha costretto a portare tutto questo parallelismo in un filino fine fine che di fatto è una serialità. Dura poco perché dopo che ho preso coscienza di una cosa faccio per esempio un'azione. Se faccio un'azione, di nuovo io muovo molti muscoli per fare un'azione, quindi di nuovo l'azione è parallela, quindi c'è stato un attimo di serialità. Ma io invece di fare un'azione, tante volte io penso una cosa e poi non faccio nessuna azione, posso passare ad un altro atomo di presente, un altro atomo di coscienza. Per quanto sembri strano, qualcuno ha misurato quanto è lungo il restringimento di questa, chiamiamola crescita, no? Prima larga, poi fine fine, poi si riallarga. Questo non può essere più corto di 300 millisecondi, perché la coscienza non ci può mettere meno a rendersi conto di una cosa, e non può essere più lungo di 20-30 secondi, perché questo è il tempo massimo della nostra memoria a breve termine. Fateci caso, per quanti sforzi facciate, dopo 8 secondi dovete per forza pensare ad un'altra cosa. Il nostro presente, quindi, che ci sembra così continuo, così compatto, che è poi la nostra identità, in realtà è scomposto, è scomponibile in una serie di atomi di presente che durano pochissimo e vengono subito sostituiti da un altro, che potrebbe anche minare, naturalmente se uno volesse pigliare le cose troppo sul serio, potrebbe anche minare alla base il concetto stesso di coscienza di sé. In realtà non lo fa, perché c'è il filo conduttore dei processi paralleli che praticamente non cambiano né da un minuto a un altro, né da un'ora a un'altra, né da un giorno a un altro. Però tutte le volte che io mi voglio rendere conto di una cosa, faccio un momento di presenza a me stesso, che veramente quello è personale, cosciente, individuale, che dura poco tempo. In questo momento è il regno massimo dell'individualità. Primo, perché io mi rendo conto di essere me stesso e non mi cambierei con nessuno, parlo per me, ma penso che tutti quanti farebbero lo stesso discorso. È il momento in cui mi rendo conto delle parole, degli oggetti, delle classificazioni, è il momento in cui anche posso avere, e in genere ho, una coloritura emotiva, e le emozioni sono una grossa spinta dell'individualità. È interessante considerare che non sempre questo processo di serializzazione forzata è perfetto. Qualche volta è perfetto, qualche volta no. Qualche volta invece di portare tutte le file a una, le porta a due o tre e le altre file mi girano intorno. Ecco, e questo potrebbe essere una sensazione che abbiamo spesso, certamente non quando ci sforziamo molto, non quando dobbiamo fare 3x4, ma nella maggior parte della nostra giornata abbiamo un pensiero dominante, però poi, che dura poco, ripeto, però intorno abbiamo una coorte di altri pensieri che fanno ressa, e sarebbe interessante poi andare a studiare quale parte, quale componente della nostra mente rappresentano questi pensieri. Quindi ho fatto un viaggio un po' lunghino, sono partito dalle particelle elementari che non sanno di esistere, che non hanno individualità, e che non invecchiano. Sono arrivato agli esseri viventi che durano più o meno, ma comunque a un certo momento devono lasciare il campo, che però hanno l'orgoglio, hanno il potere di riconoscere altri oggetti, fino all'essere umano, il quale ha il potere di riconoscere gli oggetti, il potere di riconoscere i propri simili, il potere di riconoscerli in maniera così vincolante da fare dell'individualità l'asse portante della propria vita. Questo era grosso modo quello che vi volevo raccontare e vi ringrazio. Certo.
avendo sentito che le emozioni nascono da fenomeni corporei, poi però subito dopo avendo anche sentito dire che noi abbiamo il potere di far nascere le emozioni dall'immaginazione, ecco, come si conciliano queste due affermazioni? Ma una cosa interessante che si è dovuta aspettare il 1980 per rendersene conto, che se io guardo dentro il mio cervello, vedo che si accende la stessa regione sia che io veda un cavallo, sia che io immagini un cavallo. Sono due realtà completamente diverse, anche se qualcuno non se ne rende conto. Di fatto però passano per la stessa struttura del cervello. Qui, e questo però anche negli animali, questo vale per tutti. Quindi non c'è una differenza sostanziale tra il vedere una cosa e l'immaginare una cosa. Nel caso dell'uomo è particolarmente ricca la capacità di immaginare, semplicemente perché ha una memoria molto più ampia, molto più vasta, probabilmente non ha una memoria a lungo termine molto più ampia di quella degli animali, ma certamente una memoria a breve termine più ampia di quella degli animali, ha una vita più lunga, ha degli strumenti esterni come le immagini, il linguaggio e la scrittura che gli permettono di catalogare e di schedare i ricordi, quindi ha una vita interiore, così la chiamiamo noi, cioè la capacità di farsi venire in mente molte più cose di un animale. Questo però non voglio dire che una scimmia non si può far venire un'emozione anche pensando qualche cosa, probabilmente sì, ma certo non con la frequenza nostra. Comunque deve partire da qualcosa, però quel qualcosa può venire da varie parti. Il fatto è che il corpo lo sa sempre prima, per usare le parole di Michael Gazzaniga, anzi Gazzaniga come dicono loro, la mente è sempre l'ultima a sapere, che è una frase a effetto chiaramente, ma è una frase interessante, perché noi ci rendiamo conto di qualcosa, dobbiamo aspettare almeno 250-300 millisecondi. Quando se si fanno gli esperimenti si vede che altre parti del nostro corpo, primi fra tutti i recettori, se ne accorgono molto prima. Ecco, in quel lasso di tempo in cui noi ci accorgiamo di una cosa, nel frattempo sono partiti ormoni, sono partiti neuromodulatori, sono partiti neurotrasmettitori che hanno scatenato un'emozione. Cerebrale, no? Ma ha detto un cervello c'ha tante componenti, c'ha tante connessioni che superano di molto la capacità di programmazione da parte del genoma, ma questo si applica evidentemente non solo all'uomo ma anche agli animali. Ora, mi domandavo... Ma noi ce ne abbiamo tanti di più però? Sì. Però è solo una differenza quantitativa, perché qualitativamente la struttura, credo anche proprio strutturalmente, la differenza tra il cervello di un animale superiore e quella dell'uomo, non so se sia descrivibile in termini ben definiti, diciamo. Ma un milione di miliardi ce l'abbiamo solo noi, un milione di miliardi di connessioni. Il che però uno dice appunto sì, la quantità non è tutto. Vabbè, la quantità non è tutto finché uno non conta lo stipendio. La quantità può anche essere importante. Certo, noi abbiamo anche una circuitazione probabilmente diversa. Il problema è che nessuno ci ha mai additato quale circuitazione nostra è qualitativamente diversa da quella di altri animali. Ci sono delle ipotesi, naturalmente. C'è cresciuta la corteccia prefrontale, ci sono delle aree inutili che noi chiamiamo associative, però ecco, se io dovessi rispondere in tutta onestà, al di là della quantità, in cosa si differenzia il cervello di un uomo dal cervello di una primate superiore, ho paura che non lo saprei fare, in tutta onestà. Poi dopo si può anche inventare delle barzellette, ma insomma già, certamente abbiamo una vasta area inutile, tra virgolette, cioè che non ha né funzione di ricevere né funzione di comandare l'azione, perché gli animali sono fatti, gli animali percepiscono per agire, noi siamo un animale inutile, non definito, diceva qualcuno, perché abbiamo questa incredibile espansione, probabilmente avvenuta per caso,
di regioni che prima erano piccine, che noi chiamiamo di associazione semplicemente perché non sappiamo che cosa fanno. Per cui l'impulso elettrico fa dei giri tremendi nel nostro cervello, che anche negli animali a noi vicini sono molti più corti. Può darsi. Ma tornando alla questione della... Ma l'alternativa qual è? L'alternativa è solo guardare in alto. Fino a che non sappiamo, non sappiamo nemmeno qual è l'alternativa, purtroppo. È solo guardare in alto. Ma tornando alla questione della serializzazione del parallelismo, a me sembra che la serializzazione senz'altro avviene nel momento in cui uno appunto formula un pensiero e un pensiero inevitabilmente formulato in termini di un linguaggio. Ma ci sono funzioni che restano parallele. La visione è chiaramente qualche cosa in cui contemporaneamente uno sintetizza ma mantiene anche una capacità analitica, perché uno ha una certa risoluzione, certo, visiva e su, certo, un campo grosso, e lì il parallelismo mi sembra enorme. Quindi è solo, forse non solo, ma senz'altro è la serializzazione indispensabile per la comunicazione interiore o esteriore da parte di una persona, ma in parallelo resta. Ci sono tantissime funzioni assolutamente fondamentali. Ci sono delle funzioni che sono parzialmente serializzate, ci sono delle funzioni che sono molto parallele, ma io non sto dicendo che noi funzioniamo sempre e comunque convertendo il parallelo nel seriale. Nel momento in cui abbiamo quella che noi chiamiamo coscienza, che tra l'altro detto fra noi nessuno ha mai dimostrato che è necessario, la coscienza potrebbe essere anche un epifenomeno del funzionamento del nostro cervello. Nel momento in cui noi abbiamo coscienza, certamente stringiamo molto il collo, però il fatto stesso che un attimo dopo siamo capaci di passare a un'altra cosa, ci sono tanti processi paralleli e alcune volte interferiscono, no? Per esempio, quando si dice l'ispirazione, quando si dice l'ideazione artistica, probabilmente è dovuta al fatto che nel momento in cui io mi concentro magari su una cosa, però contemporaneamente ho quasi cosciente un altro numero di cose in parallelo, qualche volta fortunatamente entra tutto in circolazione ed esce la produzione. Queste sono metafore, chiaramente. Il cervello, quando si sviluppa nell'organismo, una volta che diciamo dopo la nascita, c'è quello che Edelman chiama il darwinismo neuronale, cioè c'è una specie di selezione secondo l'ambiente esterno, soprattutto dei neuroni che si sviluppano. È stato dimostrato che bambini che sono stati allevati da animali selvatici oppure che sono vissuti in condizioni particolari hanno sviluppato, essendo molto plastico il cervello umano, delle diciamo capacità che sono un po' diverse da quelle standard. Ma io non credo al darwinismo neuronale, ho detto a Edelman tante volte, però certo una cosa è vera: quello che noi chiamiamo apprendimento, anche semplicemente memoria, che cos'è, per quello che ne sappiamo, se ben chiaro, è la creazione di nuove connessioni e la cancellazione di altre, senza necessariamente però che muoia il neurone, che muoiano gli assoni. Quello succede in un periodo ben preciso della nostra vita e non è detto che succeda sempre, però non c'è dubbio che a livello delle connessioni imparare, ricordare vuol dire creare o rafforzare connessioni nuove e cancellarne altre. Su questo direi che non c'è ombra di dubbio, però non abbiamo cambiato il problema. Il problema è sempre che il mio stato mentale in questo momento è sostenuto dal complesso delle mie connessioni sinaptiche. Come ci sono arrivato? In parte i geni, in parte l'ambiente, in parte il caso, in parte cambiano continuamente. Infatti io certe persone ieri non le conoscevo, oggi le conosco. Probabilmente, ho qualche sinapsi in più e ho qualche sinapsi in meno. Non è che è spostato il problema. Domande?
abbiamo raggiunto l'individualità.